L'Associazione Italiana Dislessia con le sezioni di Potenza e Matera hanno organizzato un importante momento di approfondimento che coinvolgerà il mondo della scuola, dell'università e del lavoro per fare un po' il punto su tutte le attività svolte e da svolgere. Venerdì 23 febbraio a Potenza, a partire dalle 16 nella sala conferenze della Biblioteca Nazionale, e a Matera, sabato 24 febbraio, nell'aula magna del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera. Ne parliamo in collegamento Skype con la dottoressa Mariangela Bruno, logopedista e formatrice dell'Associazione Italiana Dislessia. Buongiorno dottoressa e grazie. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi. Ci saranno anche Allora. referenti nazionali dell'associazione in questi 2 giorni in Basilicata. Ci racconta un po' qual è il viaggio, il percorso che sta portando avanti l'associazione per i ragazzi, per le famiglie. Certo. Allora, intanto abbiamo una grande opportunità questo venerdì e sabato perché sarà con noi, oltre alla presidente regionale Marcella Santoro, della Basilicata, ci sarà la presidente Silvia Lanzafame, presidente dell'AID nazionale. E in questa occasione quindi avremo l'opportunità di ascoltare quello che è il grado di integrazione, perché l'AID è un'associazione di soci e volontari presente in Italia dal 97, e in questa occasione faremo il punto sia sulla Basilicata che a livello nazionale su quello che è il grado di integrazione dei ragazzi e bambini con disturbo specifico dell'apprendimento a scuola, all'università e al lavoro. In particolare, questa è una cosa molto importante, ci verranno descritti quelli che sono i servizi e le opportunità offerte sia nella nostra regione che a livello nazionale. Quanta strada è stata fatta finora grazie anche alla vostra professionalità messa a disposizione a servizio volontario? È stata fatta tanta strada perché dalla legge 170 del 2010, che riconosce il disturbo specifico dell'apprendimento come un disturbo del neurosviluppo, finalmente diciamo, i bambini, che poi adesso sono diventati adulti, infatti l'associazione è sostenuta anche da un gruppo di giovani adulti dislessici, che lavora molto sull'informazione, sulla sensibilizzazione, sulla conoscenza di quelli che sono i diritti dei giovani con disturbo specifico dell'apprendimento, e quindi adesso diciamo questa strada ci ha portato anche alla conoscenza e all'informazione su quelli che sono i diritti anche per quanto riguarda i concorsi, il lavoro, l'università e quelli che sono i bisogni e quelli che sono ovviamente i diritti da rispettare nella scuola, nell'ambito del lavoro, nell'ambito dell'università. Cosa c'è ancora da fare? C'è tanto da fare perché, come sempre, insomma, in tutti gli ambiti con disturbi, perché intanto bisogna monitorare quelli che sono i bisogni che man mano vengono fuori e dall'altra parte sostenere le famiglie che a loro volta sostengono i loro figli e creare una rete di supporto fondamentale tra famiglie, giovani dislessici, tecnici e genitori e docenti, perché tutti insieme possano informare e sostenere la crescita a livello di apprendimento e anche della persona con disturbo specifico dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita, fino ad accompagnarli all'università, al lavoro, ai concorsi, alla patente, a prendersi la patente, eccetera, eccetera. Dottoressa, abbiamo parlato poco fa della quarta giornata nazionale del personale sanitario, socioassistenziale e anche del volontariato istituita dall'anno drammatico della pandemia. Qual è il suo pensiero, il suo augurio a riguardo? Il mio augurio è che i soci e i volontari che sostengono l'AID, quindi l'Associazione Italiana Dislessia, rimangano iscritti e sostengano, ognuno nel proprio ruolo, questi bisogni di questi bambini, questi ragazzi e questi adulti, e che tutti insieme si lavori diciamo, attraverso azioni di volontariato e attraverso azioni di informazione sia specifica che
di condivisione, perché i gruppi poi di condivisione creano forza, possano crescere sempre di più, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale. Questo è molto importante anche per la nostra regione, e perché sia come diciamo volontari, cioè nel senso più aumentano i volontari, più aumentano i soci, più diventiamo un ente forte e quindi che può essere ascoltato anche a livello politico e regionale. Questo perché è importante per le diagnosi, è importante per il riconoscimento, è importante per la scuola ed è importante per una giusta informazione rispetto a quelli che sono i diritti dei DSA. Appuntamento a venerdì a Potenza nella Biblioteca Nazionale, sabato a Matera nella sala convegni nell'Aula Magna del Liceo Scientifico. Grazie alla dottoressa Mariangela Bruno, vi seguiremo e buon proseguimento. Sì, possiamo dire come iscriversi in un Assolutamente secondo. sì. Sì, allora, l'iscrizione è gratuita. La partecipazione è gratuita. Per l'iscrizione ci si può rivolgere al numero 393 4309186, oppure per mail potenza@iditalia.org. Quindi